Diario Azzurro a due voci, oggi c'è Francesco in Franca. Buongiorno a voi. Essere a due voci vuol dire che parliamo tutti e due, non solo tu. Ti premetto. Allora Francesco, che idea ti sei fatto su quello che sta accadendo al Napoli? Ancelotti che dice certe cose con i giocatori che replicano dicendo che non condividono il sistema di gioco e che non si allenano, poi vanno tutti in ritiro. Che sta succedendo? Allora io mando agli scherzi. Credo che la situazione sia estremamente deleteria, si sia deteriorata progressivamente e in brevissimo tempo, e che siamo andati già ben al di là rispetto a quello che è la soglia del non ritorno. Io, come ben sai, in passato ho provato a fare l'allenatore, ho collaborato anche con il settore tecnico dell'Associazione Italiana Allenatori Campano, e sono sempre stato un fervente sostenitore della teoria secondo la quale l'allenatore non si caccia mai quando non ci sono risultati, perché il risultato a breve termine è frutto dell'occasionalità, mentre il conseguimento di un target, un obiettivo stagionale, la prestazione, è frutto di una serie di programmazione, di organizzazione, di tutta una serie di parametri. L'unico caso in cui si caccia l'allenatore, a prescindere se sia supportato o meno il suo lavoro dai risultati, è nel momento in cui a pelle, a sensazione, c'è uno scollamento tale tra allenatore e squadra, per effetto della quale l'allenatore è visto dalla squadra come il fumo negli occhi. Credo, ahimè, pur non essendo io in questo spogliatoio, credo che questa sia proprio la situazione idonea a supportare il mio ragionamento. E io sono d'accordo con te su questo fatto, tanto è vero che ho una sensazione. Ancelotti sta facendo queste cose per essere cacciato. No, non credo, Altrimenti un allenatore dell'esperienza di Ancelotti non va in conferenza stampa e accusa i giocatori, perché una cosa del genere non si è mai vista. Questo è il segnale proprio per dire alla società: mo mi devi cacciare, perché per tutta evidenza non vado d'accordo con i giocatori. Il problema secondo me è che siamo andati, come dicevo poc'anzi, troppo avanti ed è difficile tornare indietro. Questa squadra aveva dei problemi di natura tecnico-tattica, frutto di scelte avventate la scorsa stagione sul piano delle cessioni, scelte un po' allegre sul piano della campagna acquisti, supportate da parole dell'allenatore forse un po' troppo azzardate, una valutazione benevola di quello che era il gruppo a sua disposizione. Ti interrompo un attimo, ma sono considerazioni che ritieni sincere dell'allenatore, oppure da aziendalista, io dico da paraculo, perché non voleva creare problemi alla proprietà? Allora, faccio fatica a pensare che Ancelotti può dire che questa squadra sia da scudetto. Possa pensare. Allora, partiamo da quello che non abbiamo sul piano tecnico-tattico a questa squadra, perché non riesco a trovare giustificazioni alle parole dell'attuale allenatore del Napoli, perché a questa squadra manca esplicitamente l'Ancelotti giocatore. Oggi questa squadra, con l'Ancelotti di Roma cresciuto con Agostino Di Bartolomeo e Falcao, l'Ancelotti del Milan che ha fatto da collante a Rijkaard, a Colombo, a Chicco Evani, l'Ancelotti allenatore che ha avuto a sua disposizione tantissimi centromediani metodisti, pivote importantissimi. Oggi a questa squadra manca Ancelotti. È come se Zoff andasse in campo in una formazione senza portiere. Sì, allora credo che è bello essere aziendalista. Non è aziendalismo questo è no, io sono, no, però no, perdonami. No, Francesco, ho una mia teoria sull'aziendalismo. L'aziendalismo è meraviglioso. Se hai Florentino Perez come aziendalista, se è meraviglioso. Se hai lo sceicco El Khalafi, uno dei 10 uomini più ricchi del mondo, essere aziendalista è meraviglioso. Se hai uno che spende e spande per voler vincere, l'aziendalismo è meraviglioso. L'aziendalista è colui che agisce nell'interesse dell'azienda, ok? Ma nell'azienda Napoli il presidente vuole vincere o vuole solo arrivare in Champions? Ogni mattina noi qua facciamo la riunione e io sistematicamente litigo, perché nell'interesse dell'azienda non mi trovo su alcune cose. Ci confrontiamo e andiamo avanti. Se essere aziendalista vuol dire tenere un carro a robo padrone, l'azienda,
attaccare il ciuccio vuol il padrone, diciamo. E New Garra Pascisa. Esatto. Vabbè, attaccare il ciuccio vuole il padrone, che cosa vuol dire? Che io non faccio gli interessi della zia. Ancelotti non ha fatto gli interessi della Società Sportiva Calcio Napoli e i risultati si vedono adesso, perché sarà anche un bagno economico alla fine di questa stagione. Sì, sarà un... Ancelotti sarà ha fatto gli interessi suoi anche nei prossimi anni, secondo me. Ancelotti ha fatto gli interessi, non ha fatto gli interessi dell'azienda. Ripeto, là ci sono due correnti di pensiero, due rette parallele che corrono all'infinito e non si incontrano mai. Ancelotti ha fatto l'allenatore con il Milan di Berlusconi, dove Berlusconi ha utilizzato le vittorie sportive, almeno nei primi anni del suo essere presidente, come viatico per imporsi sulla scena politica. Trattandosi di Berlusconi come Viagra. Finisci là, ci arrestano. Poi è stato con Florentino Perez e a Madrid, se vinci solo il campionato, ti guardano storto. Il presidente del Paris Saint-Germain è uno degli uomini più ricchi del mondo e usa il PSG come viatico anche pubblicitario della fondazione che supporta e sponsorizza il califfato. Insomma, è semplice essere aziendalista con chi vuole usare lo sport come strumento per sollevare trofei e fare da cassa di risonanza per interessi anche diversi. Per stessa affermazione del nostro presidente, lui preferirebbe, piuttosto che vincere, dissanguarsi e magari portare i libri in tribunale, come è successo nelle precedenti gestioni della nostra società, cristallizzarsi nei primi quattro posti, arrivare sempre in Champion, rinnovarsi. È un calcio diverso, il calcio moderno è anche questo. Chiaramente tu basta che sbagli un anno, quello che sta succedendo a noi, e sei praticamente nelle piste. Il calcio è passione, assolutamente. Il calcio è passione, tu non devi vincere sempre. Ma almeno provare a... anche, ma almeno a dare l'impressione di voler vincere. Ultima domanda, è la più complicata, però devi rispondere il più brevemente possibile. Io dico che grandissime colpe, al di là del presidente, al di là dell'allenatore, ce l'ha la stampa. E ti dico perché. Perché la stampa, che non dovrebbe essere aziendalista perché ha un altro editore e dà conto ai lettori tifosi, dovrebbe dire la verità, ha omesso certe cose che poi parlando in privato, che noi abbiamo sempre detto che non abbiamo questo problema, altri li hanno omessi, però parlando poi loro in privato, sì, beato a voi che potete dire quello che volete. Oggi leggere sui giornali che il Napoli sta cercando Lobotka, aiutami a dire, Torreira e chi è l'altro, Almeida, Almendra. Sono nomi fatti due estati fa, quando... e quindi scusate, ma quindi il regista serviva a questa squadra, lo sapete anche voi della stampa, e com'è che adesso torniamo, adesso sembra una grande, corre ai ripari, anticipa il mercato, ma è possibile non dire esattamente, poi se la prendono con Giuntoli, che colpa te ha Giuntoli? Giuntoli nel Napoli ha lo stesso potere decisionale che hai tu, più o meno. Tu non puoi portare i giocatori della primavera dal Carpi al Napoli. È finito. Ma cattivo Gargamelli. Posso dire la mia sui giornalisti, sui colleghi, perché io sono iscritto all'ordine e professo questa nobilissima professione. Senza fare nomi, personalmente credo che ci siano due modi per svolgere questa onorevolissima professione che l'avvento di internet, lo smart, ha devastato, ma magari faremo una puntata ad hoc su questo. Ci sono due modi, ripeto, di interpretare questa nobilissima professione, è la terza volta che parlo di nobilissima professione. Uno è facendo informazione, l'altro, chiaramente se fai informazione sei obbligato, come facevi riferimento tu poc'anzi, l'unico tuo parametro, l'unico tuo giudice è il lettore, e dunque devi dire la verità, o almeno quella che a te può sembrare la verità, secondo quelle che sono le due fonti che devi sempre verificare. Un altro modo di fare il giornalista, specialmente in questa città, è cercare di convincere delle proprie opinioni, spacciandole per un dato di fatto oggettivo, convincere di quello che può essere il sentimento in quel momento, ma che va per la maggiore. C'è stato un momento in cui si pensava che Ancelotti, quando è arrivato, fosse l'inventore del calcio a Napoli. Oggi gli stessi che lo hanno incensato dicono che è un asino. Francesco, non è così. Francesco, allora,
io faccio giornalismo facendo informazione o facendo opinione, è correttissimo. Io non ho parlato di opinione, ho detto di convincere. Molti cercano di convincere il pubblico che quello che dicono loro è vero. No, il problema non è questo. Molti provano a convincere il pubblico su un argomento che loro sanno essere falso, perché parlare facciano la loro idea, come non la loro idea, la loro convinzione, neanche la loro convinzione, perché se tu parli con loro lo sanno benissimo, la convinzione del loro editore, non neanche del loro editore, perché io vorrei capire che cosa vanno a dire. Quando andate a dire che questo Napoli è competitivo e lo sanno cani e porci, che ci manca un regista, che non c'è sta una riserva ad Allan, che tante cose, che non ci sono centrocampisti, ma questo lo so io, lo sai tu, lo sanno tutti, hanno provato a dire che questo Napoli era completo. E questa è una cosa che mi fa ribrezzo, perché tu puoi dire, secondo me, che ti devo dire, Biglia è più forte di Modric, mi sta pure bene, ma non mi puoi dire che se non ci sta un regista, quella è una squadra di calcio. Non lo è, perché da che storia è storia del calcio, così funziona. Ci sono quattro ruoli chiavi, che sono quelli che stanno l'asse al centrale. L'asse centrale, perché le porte stanno al centro e tu il gioco lo puoi fare quando vuoi sulle ali, ma si concretizza al centro. Devi tenere un portiere, uno stopper, un regista e un centravanti. Se c'hai forti questi giocatori, tieni una squadra completa. Se ce ne hai scarsi, c'hai una squadra scarsa. Se non ce ne hai proprio uno per quel ruolo, c'hai un buco enorme, perché poi tu puoi mettere, tu puoi anche decidere di prendere Karnezis e farlo giocare centrale. È una questione di scelta. Dici, io lo copro con Karnezis, ma non mi puoi venire a dire che è coperto, né mi puoi dire che Fabian Ruiz può fare il regista o che Zielinski può fare il regista. No, perché, perdonami, per esempio, molti a questa obiezione che facemmo io e te in una diversa trasmissione, quando parlammo della differenza tra Rijkaard e Desailly, è vero che a un certo punto al Milan si scelse di surrogare Rijkaard, che è un giocatore meraviglioso con i piedi, con Desailly, che è un po' più... diverso, seppur strutturato fisicamente, però Desailly stava lì. Nel momento in cui lo spostarono dai due centrali a fare il pivot davanti alla difesa, lui non si muoveva, dava copertura. È un po' quello che ha fatto l'ultimo anno De Rossi: si appiattiva nei due difensori, rimaneva là, giocava in quei 20 metri. Francesco, però tu per fare alla fine è un giocatore, è proprio il ruolo che tu non riesci a fare interpretare a nessuno. Poi un'altra cosa che mi fa ridere è che l'ideale, qualcuno dice no, ma Ancelotti non vuole il regista, vuole giocatori polivalenti che sappiano fare tutto. Ma magari trovi il giocatore che può fare dal terzino destro all'ala sinistra. Il problema è che nel Napoli non c'è nessun polivalente che sa fare quelle cose, e lo vediamo, li ha provati tutti. Ci sono sicuramente delle lacune strutturali. Cioè, al Napoli, allora, e qua torniamo al discorso, tu dici che al Napoli manca Ancelotti giocatore, sì. Quindi Ancelotti non può non saperlo. Ma poiché l'ho capito io, che sono l'ultimo dei fissi, coloro che sono molto più bravi di me non possono non averlo capito. E se hanno scritto il contrario, hanno scritto una cosa che non pensavo. A domani. A domani.